13,99 euro il prezzo di questa lampada fatta a nuvola. Ne ho una simile, incuriosiva veramente molto, non ho ancora aperto. Vediamo che cosa c'è all'interno della confezione. Il prodotto dovrebbe andare, intanto lo apro, sia a batterie stilo, sia a USB, cosa assolutamente interessante l'USB perché evita di essere sempre vincolati alle batterie che si scaricano nel tempo. Bene, i ganci per la parete, se la volete mettere a parete, perché se invece come me contavate di metterla sulla scrivania, questi ganci sono assolutamente di troppo e di ingombro. Possiamo andare sia mi sono preparato le batterie per precauzione, provo a inserirle, poi provo anche l'USB come soluzione. Il cavetto qua va a invadere lo scompartimento della prima batteria. Proviamo a metterla comunque. Tre batterie stilo sono tante per un prodotto. Wow, carino. Eccolo qua. Allora, è un neon unico questo che si chiude qua dove poi c'è l'uscita del cavo che va qui nel pacco batteria. Lo spengo un attimo perché voglio vedere qui, dunque da un punto di vista di rifiniture siamo veramente al minimo sindacale se non di meno perché qua abbiamo la colla caldo che tiene il cavo di alimentazione dentro, ve lo faccio vedere. Il cavo di alimentazione che entra dentro le plastiche con la colla a caldo che esce un po' sfilacciata di qua e di là. Di certo si può fare di meglio in termini di rifiniture. Avrei apprezzato anche una pedana per tenerlo in piedi, perché questo, se invece uno lo vuole tenere sulla scrivania come contavo di fare io, sì, non deve stare a tirare nessuno perché sennò questo vola giù. Non ha alcun tipo di fissaggio per stare, mentre altri modelli hanno la base che poi non è nulla di che, è un pezzo di plastica in più che permette di tenerlo. Le batterie, devo vedere quanto durano le batterie perché sarà poi quello un discrimine molto importante. Voglio provare ancora a togliere le batterie e vedere se con l'USB riesco ad alimentare. E con la stessa potenza intendo la lampada, perché se così fosse, magari anche un alimentatore di quelli del caricabatterie, quelli da muro che abbiamo un po' tutti a tonnellate in casa, che sono in tutte le confezioni, ne attacchiamo uno, magari nella camera da letto, nella presa e vediamo di alimentarlo. Ecco qua, sì, uguale se non forse un filino in più di quanto le batterie non facessero sembrare, ma siamo lì, insomma, non è poi così diverso. È un po' tirato il cavo perché è qui sul bordo la porta USB del computer che dire. Prodotto che è esteticamente carino, nella ripresa vedo che è molto più chiaro, mentre è blu proprio, è blu elettrico il colore di questo LED, mentre nella ripresa sembra che internamente sia bianco, è un effetto della telecamera, ma fidatevi, questo è un blu, magari nelle foto cerco di risaltarlo un po' di più in modo tale che si veda bene. 13,99 euro per questo prodotto avrei preferito con la base, però questo è il prodotto che arriva.